Eccoci qua, adesso vediamo se riusciamo a riconnetterci. Eccolo qua con Fortunato Cerlino, con il quale mi scuso, ma insomma, spero che non abbia. Perché sai, noi diamo sempre degli orari un po' così, un po' così, alla carlona, come si dice da noi in Toscana. Eccoci, allora Fortunato, scusami tanto, ma una chiacchiera tira l'altra ed è sempre difficile poi esistere. Eccoci, Eccoci, come eccoci. stai? Tutto bene, Tutto no, a invece mi hai posto? ascoltato con molto piacere, assolutamente, è stato bello, poi ogni tanto quando posso ti seguo. Grazie, sei molto gentile. Senti, Fortunato, tu vivi a Roma? Ma Io sono a Roma, in questo momento tu sono a non vivi a Roma Roma. normalmente? No, vivo a Roma, io sono a Ah, Roma vivi dal a Roma. 95 in realtà, quindi sono ormai adottato da mamma Roma anch'io. E con Napoli ci vai, ci torni, che fai? Ma sì, guarda, a Napoli io ho quattro fratelli, siamo cinque figli maschi, più i genitori, tutti i parenti. Cerlino, devo dire che sono abbastanza espansi in tutta la penisola, però a Napoli c'è lo zoccolo duro, quindi torno spesso per i miei, ma anche perché, tu lo sai, noi napoletani abbiamo questa, sarà un po' retorica, però abbiamo questa vocazione, non è una città, è una vocazione, quindi ogni tanto bisogna andare lì a ricaricarsi un po' le pile. Quindi ci torno quando posso, con molto piacere, non soltanto per lavoro, ma anche per il privato. Senti, prima ci siamo sentiti, sei molto impegnato in questo. Sì, guarda, sono molto impegnato, sto preparando, adesso ti faccio vedere, Ah, aspetta. vedo. Sì, Sai, perché sai che noi siamo molto, ero indeciso tra questa e questa, perché alla fine no, mi sei Delfina, impegnato. si chiama Delfina, quanto c'ha? 2 anni e mezzo, quanto ha? Da 2 anni e mezzo, 2 anni e quasi mezzo. 3 ormai, quindi Che sì. meraviglia. E Mi hai beccato il momento in cui ero con lei e devo stavi dire, guarda preparando da che. mangiare. Sì, no, stavamo facendo la pasta di sale, perché sai che in questo momento devo dire, Giorgio, che chiaramente il primo pensiero va a tutti quelli che purtroppo in questo momento sono alle intensive e tutto quanto. Però per tutti noi un po' più fortunati si stanno aprendo gli scenari nuovi, per esempio stare di più con la famiglia, stare di più con mia figlia, con mia moglie. E tra l'altro, lasciami dire una cosa, perché è un argomento che non sempre viene trattato con sufficiente dovizia di particolari, ma in questo momento, ma col cavolo che l'Italia potrebbe stare in lockdown se non ci fossero le donne a sostenere tutto questo. Io vedo mia moglie con la bambina, tra noi ce lo possiamo dire, ma le donne sono capaci di miracoli che noi proprio stiamo lì e impallidiamo, cioè è una cosa incredibile. La vedo, ma proprio non si fermano mai, hanno un coraggio, una forza, Sì, quindi danno lascia entrare sempre. Sì, questo perché respiro. guarda che noi uomini, per carità, poi ci adattiamo, perché poi siamo un po' così, un po' tutti, no? Io poi anch'io sono mezzo napoletano, quindi anch'io sono ho il cuore battagliero, nel senso che comunque poi, vediamo Ricordi, che. io ti ho conosciuto che volevi fare Totò, ti ricordi? Sì, nella serie Romeo e Giulietta ci siamo vestiti lì. Che io volevo diventare Totò. E quindi, però, in effetti, però siamo anche quelli che io, per esempio, le amiche che conosco, che sento, hanno tutte, sì, vediamo, facciamo. Io, a molti amici invece si deprimono un po'. Non lo so, guarda che è una cosa che è strana, andrebbe psicanalizzata. Guarda, in realtà è anche abbastanza comprensibile. Noi chiaramente siamo lì a fare compagnia alle persone, però non bisogna dimenticare che quello che stiamo vivendo è uno shock Sì. vero e proprio. Nel giro di 24 ore è come se ti dicessero di lasciare casa o la tua vita normale nel giro di 24 ore. E La considera che gente, noi anche siamo quella. fortunati perché siamo con la nostra famiglia. Cioè, immaginati quelli che sono rimasti da soli, capito, da qualche parte del mondo. No, ma per dirla, io sai che sono un appassionato anche di psicanalisi, queste cose che ogni tanto leggo roba. E devo dire che c'è in realtà un grande rischio in questo momento. La gente rischia di derealizzare proprio la realtà, nel senso che vivere una dimensione completamente diversa nel giro di poche ore, non avere più i punti di riferimento, e destabilizza proprio la mente. Quindi va bene tutto, però c'è anche questo aspetto qui psicologico che è molto serio. Io credo che, per esempio, un altro trauma sarà quando proprio rientreremo nella vita normale.
Credo che bisognerà accompagnare le persone, infatti anche noi facciamo bene a fare questo tipo di intervento, che bisogna accompagnare le persone con un sorriso, ma senza neanche prendere troppo, diciamo, alla leggera tutto questo, perché effettivamente molti colleghi... Ci vuole una via di mezzo. Sì, sì, assolutamente. Senti, vabbè, noi, il grande pubblico, la gente, chi ti vuole bene, chi ti conosce, il grande pubblico ti conosce per... ovviamente per il grande successo tuo di quel personaggio che hai interpretato, inquietante, bravissimo, che poi tu sei tutta un'altra cosa, quindi che è naturalmente... mi scusi, no, mi è venuto così, ma parlavo di un... in generale, non è che volevo proprio... Sì, vabbè, ma quando pensa a chi lo personaggio là, pensala con lei, no con tu. Con voi. Però voglio dire, tu hai fatto tanto teatro, Ronconi, hai fatto teatro con Virgili, ma una cosa che mi ha incuriosito di uno spettacolo teatrale, di una pièce teatrale, potevo fare fuori la Merkel, che cos'è che mi ha incuriosito? Allora, posso parlare in maniera politically scorrect? Come? No, perché sento sia... Allora, quello spettacolo, che è un testo che ho scritto io, venne in mente un giorno che stavo sulla tangenziale di Roma. E a un certo punto mi passò accanto una fila di auto blu e dentro intravidi la sagoma di un noto politico di quel momento che era presidente del Consiglio. Non posso dare troppi riferimenti, mi No, viene da... vabbè. Però in quel momento dissi, siccome eravamo in fila ed eravamo sulla rampa, dissi, ma senza nessun motivo particolare, dissi, ma se adesso faccio con lo sterzo così, cosa succede? Cioè, cambio la storia di questo paese, al di là di ogni riferimento politico, però cambio la storia di questo paese. Allora, da lì mi sono venute in mente una serie di cose, perché avevo un amico che lavorava nella Ischia, nell'albergo dove ogni tanto andava la Merkel. E in quel momento lì, sai, l'Italia era, come sempre, come anche adesso, in un momento particolare. No? E dissi, ma se questo soggetto, questa persona, gli venisse in mente di ammazzare la Merkel, cosa succederebbe? Forse salverebbe l'Italia. E allora, da lì è Da nata lì. questa pièce, che era una tragicommedia, che è andata anche molto bene, l'abbiamo fatta al Festival di Napoli, è stato uno spettacolo che ci ha dato soddisfazioni. Bella soddisfazione. Poi vabbè, insomma, poi hai fatto la squadra, distretto di polizia, e nella la Porta Rossa però è stata per te particolare, la Porta Rossa fu Galeotta perché ti sei sposato mentre giravi la Porta Rossa. Eh già, perché abbiamo scoperto io e Antonella Sava, che è mia moglie, È abbiamo fotografa, no? scoperto È una fotografa. È una foto editor, che è un Foto mestiere che editor. in questo paese, spendo solo due parole per lei, perché fa un lavoro molto particolare. Lei fa giornalismo attraverso la fotografia, no? Poi si è inventata anche una sua realtà, che è ex lavatorio, è questa officina dove fa anche scuola di arti e queste cose qui. Ma lei si occupava, per alcune testate tipo internazionale, anche Pagina 99, si faceva fotografia, sceglieva le foto per raccontare gli articoli, ed era un lavoro di giornalismo vero e proprio attraverso l'immagine, che nei nostri tempi è una competenza enorme, quindi lei era fra le poche, diciamo, in Italia a svolgere questo lavoro, laddove in America o in altri paesi è già un lavoro bello affermato e con grande successo anche. Poi ha fatto anche altro dopo nella vita. E lasciami dire che lei, tornando al discorso delle donne, ha fatto anche scelte diverse nella vita quando era in attesa di Delfina, perché purtroppo il mondo del lavoro non sempre tutela le donne. E quindi si è trovata di fronte ad una scelta, ahimè, come nostre, come spesso accade con le donne, cioè o avere una famiglia oppure continuare con il lavoro. Lei ha scelto di avere una famiglia e dopo ha avuto difficoltà, diciamo, a ancora un dialogo aperto con il mondo del lavoro. Questa è una roba insostenibile, guarda tu. Purtroppo è così, succede, eh. È vero, poi rientrare è sempre molto dura. Senti, No, ma le prima. donne che aspettano i bambini sono assolutamente non tutelate, No, come no, sono no, no, persone ma questo giovani. Quindi è una assolutamente cosa no, ma giusta. anche non solo nel suo lavoro, negli uffici, ovunque è così, c'è una discriminazione. Allora, poi al cinema con Pupi Avati, poi vabbè, Garrone, eccetera. Tu di che Napoli sei tu? Sei della Napoli di Totò, la Napoli di Peppino, la Napoli di Troisi? Quale Napoli ti appartiene più? Cioè, qual è che istintivamente, no? Guarda, Per devo dirti, dirti io da questo. comico toscano ti dico che mi appartiene molto di più la Firenze di Francesco Nuti rispetto a quella del grande cinema di Benigni, no?
Sì, io devo dire che tra i nomi che hai fatto c'è Massimo Troisi che rappresenta un modo di essere napoletani che io apprezzo in maniera particolare, perché vedi, il napoletano, tu la conosci Napoli e la conosci anche molto bene, sai che c'è una nobiltà nel nostro modo di essere, che spesso poi si manifesta con questa comicità un po' apparentemente superficiale, ma c'è molta malinconia, molto saudaci proprio nella napoletanità, che è qualcosa, è un sapore che non tutti riescono a cogliere. Noi siamo, fammelo dire, visto che posso dirlo in questo contesto, noi siamo una grande cultura. Infatti devo dire che in questi giorni, senza fare polemiche, diciamo, inutili, ma un giornalista pseudotale si è espresso in maniera un po' strana sul meridione, così eccetera, eccetera. E Sì, come no? purtroppo, Il prima ancora titolo famosissimo. ma prima ancora di arrabbiarmi o roba così, ho detto poveraccio perché non conosce la storia. Noi siamo una grandissima cultura, Giorgio. Tu la conosci, quindi mi permetto, Come pongo la porta aperta con te. no? Questi grandi comici, Totò, Troisi, ma non soltanto, vengono fuori da un mondo, da una cultura pazzesca, enorme, gigantesca, che noi siamo indegnamente, diciamo, eredi di questi giganti della napoletanità. Senti, tu poi in questi giorni stai facendo tante cose. Hai letto addirittura l'Apocalisse sul balcone, ti hanno fatto un articolone per questa cosa. Sì, perché devi sapere che una delle mie passioni è proprio la religione. Io fin da piccolo leggo Vangelo, l'ho letto la L'hai Bibbia. letti anche su Instagram, ho visto. Sì, ho riletto anche io per esempio ho letto il Corano, mi sono preso la briga di leggere un po' di cose perché mi Sì, le interessava. storie, ho visto, sto seguendo le tue storie Zen. Sì, perché mi incuriosiscono molto i nostri concorrenti, no? Perché ogni tanto arriva nel mondo qualcuno e dice sono Dio. E noi siamo gli attori, quindi vengono un po' nel nostro campo, siamo noi gli dèi, no? È così, o mi sbaglio. Sì. Quindi no, al di là degli scherzi, fin da ragazzino mi appassionavano quegli argomenti. Quindi a un certo punto ho detto cosa si può leggere in questo momento di particolare per il nostro mondo. E mi è venuto in mente l'Apocalisse, perché prima ancora di essere un testo ostico, è il racconto di un sogno meraviglioso, un sogno che ha avuto un personaggio che dice così stanno le cose, così andranno le cose. E se tu lo leggi con quest'ottica, ti rendi conto che è di una poesia incredibile. Io ovviamente non sono un esegeta, quindi non ho voluto raccontare l'Apocalisse, ma l'ho voluta semplicemente leggere con quello che mi è arrivato, con le impressioni che mi sono arrivate, che sono oniriche, sono una sospensione del reale che è meravigliosa. Quindi mi sono misurato indegnamente anche in questo caso con una roba enorme. E poi scrivi sul Corriere della Sera, no? E questo intorione. E tu lì cosa fai? Racconti quello che vedi, quello che succede, cosa. Ma guarda, lì un po' ho seguito le tracce di Marotta, così, perché l'idea era quella di creare una sorta di rione virtuale, sulla carta stampata e non solo, dove le notizie di cronaca potessero atterrare tra la gente normale, tra la gente semplice, e quindi farle commentare a queste persone, soprattutto far vivere le notizie della cronaca e anche le grandi notizie del mondo sulla pelle della gente. E mi sono inventato una serie di personaggi che vivono queste realtà a partire dalle notizie di cronaca. Quindi, ed è una rubrica che sta andando molto bene, quindi sono contento, la gente mi Ma poi te ne scrive. accoglierai fare un libro, no? Già c'è un progetto in questo senso, già c'è un Sì, progetto in questo sì. senso. Senti, Fortunato, io ti ringrazio davvero per la tua paziente attesa di prima e per Ma essere stato figurati. con noi oggi. Senti, magari un'altra volta più avanti, magari se vogliamo fare un altro collegamento, ce la leggi anche qua in diretta con noi una bella storiella, una storia zen. Ma quando vuoi, con Va grande piacere, bene? grande piacere. Senti. Grazie a te per Allora, questa io come ispirazione. finale di questo incontro direi, Don Pietro, noi fra un po' ci riprenderemo tutte cose o no? Gio, non ti preoccupare, ce la pigliamo tutta quella che ho nostra, virus e senza virus. Grazie, Fortunato, Un grazie abbraccio davvero, enorme a eh. tutti voi. Ciao, saluta Delfina, Ciao, ciao, te la saluto. Ciao. ciao, ciao. Grazie mille a Fortunato Cerlino. Beh, detto così, inquietante, si è spaventato anche il coronavirus. Adesso ha visto Savastano, ha detto qui siamo rovinati. Allora, brividi ogni volta, è vero, chi ha seguito la serie sa a che cosa ci stiamo ri riferendo. Allora, ragazzi, io vi ringrazio davvero, abbiamo sforato anche oggi, ma d'altronde siamo partiti con qualche minutino di ritardo. Ricordo gli appuntamenti importanti che sono. Lunedì sera, non vi dimenticate, con Max Giusti, Raul Cremona e Giovannino Esposito, parleremo anche con lui della sua Napoli.
Poi martedì pomeriggio invece alle 15.30 appuntamento speciale con Francesco Totti, il capitano, e alle 16 poi a seguire Michel Hunziker. E poi mercoledì prossimo invece di fare la diretta con i miei amici, diciamo così, del teatro, del cinema, dello sport e della musica, voglio fare un incontro con voi. Quindi ci facciamo un'oretta di chiacchierata, entrerò nelle vostre case. Va bene? Quindi mi raccomando, vi aspetto per questi appuntamenti e chi ha voglia stasera, tra poco, in diretta su Facebook, nel Facebook di Paolo Belli, faremo una chiacchiera e ci ricorderemo gli anni belli di Torno Sabato. Grazie a tutti, vi ringrazio. Saluto Uragano Sissi, Gu Antonio, Andrea Felicetti, grazie. Esposito Elvira, la Luisa Iatrino, Cammineremo sempre insieme, Marchista 79, Silvia Zullo, Loredana Ale 69, Rossella Vidani, insomma, tutti gli amici che ci stanno seguendo. Vi ho letto, vi leggo sempre anche quando io parlo con i miei ospiti, comunque sottoleggo i vostri commenti, siete sempre molto carini e gentili nei nostri confronti. Vi ringrazio, vi do appuntamento a. Quindi oggi è, se non sbaglio, venerdì, vi do appuntamento a lunedì. Mi raccomando, anche oggi con la solita raccomandazione, nonostante tutto quello che ci accade intorno, un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Grazie.